Ciao a tutti e benvenuti all'appuntamento settimanale dedicato alla più piccola ma allo stesso tempo agguerrita nicchia su questi schermi, ovvero gli appassionati di fragranze. Parliamo oggi di un argomento scoppiettante secondo me, ovvero i pregiudizi riguardanti ai profumi. Il mondo dei profumi è talmente vasto e ricco di colpi di scena che fino a un certo punto le nostre gabbie, le nostre comfort zone sono così stringenti. Ci sono dei profumi che non indosseremmo mai perché detestiamo una nota o detestiamo un genere preciso di fragranze, eppure arrivano le eccezioni, arrivano quei profumi che ti fanno dire ok, magari non ti indosso, ma sei bellissimo. Oppure ancora, ok, non avrei mai scommesso un euro su di te, ma mi hai conquistato e ti ho comprato. Oggi volevo portarvi tre esempi che vorrei diventassero in un certo senso delle spinte anche per voi per esplorare con maggiore curiosità. E faccio anche un breve cappello introduttivo, perché ad esempio i profumi, anche quando siamo certi che non ci piacciono, magari su un'altra persona nel giusto contesto e nella giusta quantità di spruzzi possono svelarsi in una luce nuova. Mi è successo, e faccio questo breve aneddoto perché si collega un po' a quello che voglio raccontarvi. Un giorno dovevo fare un evento di lavoro e tra gli invitati c'era questo ragazzo che lasciava una scia di profumo dolce, ma che era perfettamente coerente con lui. È un profumo che già sapevo non sarebbe stato nella mia comfort zone, ma come lui lo sapeva portare, come lo sapeva gestire, mi ha incuriosito. Era un profumo coerente con il contesto, che sì, era professionale, ma comunque serale e informale. Era coerente su come era vestito lui, era vestito in modo abbastanza casual, e anche coerente con il suo modo di interagire, simpatico, ma allo stesso tempo non eccessivamente invadente. Insomma, quel profumo gli stava molto bene e gli ho chiesto: ma che cosa indossi? Perché mi ricordava qualcosa, ma allo stesso tempo non riuscivo a ricollegarmi. E lui mi ha risposto: 1 Million di Paco Rabanne, un profumo che io non sopporto generalmente, eppure quella sera su di lui stava benissimo proprio per come lo portava. Sicuramente non si è fatto la doccia, come succede spesso per molte persone che indossano 1 Million e che alla fine te lo portano a far odiare. Però questo momento qua mi ha insegnato che certamente ci sono fragranze che ci piacciono e non ci piacciono, ed è giusto che sia così, ma alla fine il percorso dei profumi è estremamente personale, ha a che fare anche con come i profumi reagiscono alla pelle, come li sai portare, come li sai dominare, che cosa raccontano di te, tenendo conto anche dei contesti e di quello che comunica su di te un profumo. Quindi quel 1 Million lui lo sapeva portare talmente bene che sul momento non l'ho percepito come 1 Million, praticamente. Poi quando mi ha detto 1 Million, ho detto: che senso 1 Million? Poi ho fatto il collegamento: ah sì, è lui, è 1 Million. Sì, è 1 Million. Ma lo percepivo quasi in modo diverso, perché era coerente con lui. Non so se è un esempio che succede solo con me, ma che è successo solo a me, ma vi giuro che è stata un po' un'illuminazione. Ed è quello che dico sempre sul trovare il profumo che veramente comunichi chi siete. È più importante, è la cosa più importante, molto più del crearsi prigioni mentali inutili come un profumo da uomo o da donna, chi se ne frega. Cioè, esplorate e trovate il profumo che parla di voi, che vi sta meglio, che completa il vostro stile e che comunichi qualcosa. Però questo video lo volevo dedicare a tre profumi che mi hanno fatto cambiare idea su generi olfattivi, note olfattive, su pregiudizi che avevo riguardo ai profumi.
E partiamo subito da quello eclatante. Non ce l'ho in collezione questo profumo perché è una fragranza che non indosserei mai, non fa parte di me, ma è un profumo dall'importanza storica epocale. Angel di Mugler. Angel di Mugler è il primo gourmand della storia. Io odio i profumi gourmand, li ho sempre odiati. Io ho sempre faticato a immaginare perché le persone volessero odorare di cose da mangiare, di biscotti, di torte appena fatte. Credo che sia dovuto anche dal fatto che io stesso non amo gli odori dei dolci, anche nella vita reale, proprio il cibo. Poi li mangio, anche se io sono, mangerei solo salato, i dolci. Fino a un certo punto, però comunque anche entrare in pasticceria e sentire l'odore dei pasticcini mi stomaca un po'. Quindi è un tipo di odore che non mi piace e ci sono degli odori edibili che fanno parte dell'universo gourmand che io detesto, tipo il latte caldo, lo odio. Quindi, però, cosa è successo? Ho sempre odiato i profumi gourmand e tuttora faccio un po' fatica a capire perché una persona voglia indossare un profumo gourmand. Ma non mi piace rimanere incastrato nei pregiudizi e quindi ho diversi amici e amiche che invece i profumi gourmand li amano. E quindi ho chiesto loro, ma perché indossi gourmand? E ho avuto due tipi di risposte, anche andando online. C'è chi mi dice, il gourmand è una copertina, è una sorta di Madeleine Proustiana che mi ricorda i ricordi d'infanzia. Oppure ancora c'è chi risponde perché sono sexy. Perché indossandoli diventi un po' come un pasticcino da mangiare, quasi per attirare un predatore. Ok, va bene. Quindi più o meno queste sono le risposte che ho avuto. Se amate i profumi gourmand e dolci, io le sfumature dolci nei profumi tendo a non apprezzarle. Fatemi sapere voi perché li indossate. Fatto sta che la mia passione per i profumi è partita 5-6 anni fa all'incirca. Inizialmente ho trovato la mia strada. Ho scoperto di amare tantissimo i profumi incensati ecclesiastici cupi, quindi la mia signatura era già diventata Avignon di Comme des Garçons e poi mi sono studiato tutti gli incensi sul mercato praticamente. Ma una volta che ho capito veramente quali fossero i miei gusti, sentivo che dovevo fare in un certo senso uno step successivo. Era necessario per me studiare e conoscere i classici. Quindi mi sono andato ad arrabattare tra i vari Guerlain, che poi sono stati alcuni dei miei preferiti. Mi sono innamorato perdutamente di Chanel numero 5, che è uno dei miei profumi più usati. Sono andato proprio a studiarmi i classici. Ed è arrivato il momento di Angel, che era quello che mi faceva più paura. Perché? Perché odiando i gourmand, questo è il profumo responsabile della categoria gourmand ed ero sicuro che non mi sarebbe mai piaciuto. Sicuramente la scia di Angel l'avevo già captata in precedenza perché è un profumo best-seller, famosissimo, iconico, a partire dalla sua boccetta azzurra a forma di stella. Però, dall'altro lato, dicevo, cazzarola, il primo profumo gourmand non mi piacerà di sicuro e non ricollegavo una scia vera e propria con non avevo ricordi olfattivi su Angel, quindi ho detto vado in un Douglas in pausa pranzo, vedo quali classici ancora ho bisogno di sentire bene e mi sono trovato davanti ad Angel e ho detto è giunto il momento. Angel esce nel 1992 ed è un profumo fortemente voluto da Thierry Mugler. Io tra l'altro i profumi di Mugler li adoro. Come maison, come casa di profumeria, come maison di moda e quindi profumeria tradizionale, è sempre stata un passo avanti agli altri in tutto. E Alien, che questo gelsomino ipertrofico, Womanity, che presenta questo accordo incredibile di fico salato, per non parlare di Aura, che è uno dei miei profumi preferiti in assoluto, questo rabarbaro clamoroso su questo fondo di vaniglia verdissima. Quindi Mugler, nell'essere, diciamo, tradizionale, profumeria tradizionale, è sempre stato all'avanguardia. Ma la vera rivoluzione fu proprio Angel, cioè un profumo terribilmente voluto da Thierry Mugler, che voleva un profumo che avesse una connessione con i suoi ricordi di infanzia, in particolar modo il Luna Park degli anni 50 a Strasburgo. Quindi questi ricordi di odori di zucchero filato, di cioccolato, la sera.
un profumo che Mugler commissionò a due nasi, tra cui Olivier Cresp, famosissimo, e che arrivarono alla formula finale dopo ben 460 tentativi. Mugler fu una rivoluzione, perché fino ad allora nessuno aveva idea che i profumi potessero emulare l'odore di cose da mangiare. E quando arrivò sul mercato non fu subito capito, ma in pochi mesi divenne comunque un bestseller, un fenomeno mondiale. Era un profumo completamente diverso dagli altri, subito copiato e anche oggi copiatissimo persino dalla nicchia luxury. Quindi è un profumo che ha fatto scuola, vera e propria rivoluzione. Andava studiato. Io mi trovavo lì con la mia mouillette e spruzzo Angel. E io rimango piacevolmente sorpreso. In quel momento i miei pregiudizi sulla scia dolce che avrebbe potuto avere sono andati dissipandosi. Perché Angel è dolcissimo, è talmente dolce che faticherei a indossarlo, non mi parla proprio, io non sono dolce. Ma mi ha incantato. Mi ha incantato perché ci sono note zuccherine molto predominanti, si sente tanto l'accordo di zucchero filato, si sentono degli effetti caramello, si sente il cioccolato, che è molto predominante. Ma quello che mi ha stupito tanto è il patchouli. Il patchouli sul fondo che è caratteristico di Angel e che emerge in modo particolarmente spinto. Un patchouli anche abbastanza scuro e profondo, che si miscela a queste note zuccherine. Non mi aspettavo di trovare un patchouli così determinato, ma diciamo che funziona Angel proprio nei chiaroscuri, nel fatto che è un profumo non che sa di biscotti e basta, è un profumo che sa di Angel. È un profumo multisfaccettato, con tantissime sfumature, è complessissimo, cambia continuamente nel corso dell'evoluzione, è un profumo avvincente. E se rimanevo perplesso di fronte alle risposte di chi ama i gourmand del tipo amo i gourmand perché voglio avere la copertina, oppure amo i gourmand perché voglio essere sexy, Angel è l'unico profumo gourmand che ho sentito che è riuscito ad unire questi due mondi. Perché è infantile, è brioso, con le sue note zuccherine, ma è anche sensuale, è anche oscuro, per via del patchouli. Quindi nonostante non sia il mio, io me lo sono spruzzato poi sulla mano e vi giuro è stato un piacere annusarselo addosso, è molto avvincente. Questo Angel mi ha insegnato che avere pregiudizi in profumeria è stupido. Bisogna, certo, i gusti ci sono, ma è bello studiare anche cose che non ci appartengono. È bello, in un certo senso, seguire l'evoluzione e trovarla più avvincente di qualcosa che invece compreremmo. Perché Angel mi ha trasportato proprio in un Luna Park degli anni 50 a Strasburgo ed è stato bellissimo. Ma poi ci sono due profumi che invece ho comprato, nonostante non siano fatti per me. E li ho resi miei. In realtà il secondo, secondo me, è fatto per me, ma contiene una nota che io ero convinto non mi piacesse. Allora, il primo profumo che vi cito è Slow Dive di Iram Green. Questo profumo è dolcissimo. Mamma mia, è proprio appiccicoso. Perché? Perché Slow Dive di Iram Green vuole essere la rappresentazione fedele del miele. Proprio il miele all'interno di un alveare. Io mai avrei immaginato che avrei potuto indossare un profumo al miele. Però quando l'ho sentito ne sono rimasto affascinatissimo. È un profumo dove c'è il tabacco, il miele si unisce al tabacco e generalmente è un accordo che non mi piace. Io detesto Tobacolor di Dior, nonostante sia amatissimo, e si basa proprio su questo approccio tra il tabacco e il miele. Però Slow Dive funziona. Funziona perché questo miele è appiccicosissimo, è dolce, ma allo stesso tempo è proprio buono. È buono perché è anche una carica in un certo senso oscura che mi piace veramente tanto. Quindi Slow Dive mi ha fatto in un certo senso cambiare idea, non dico sulla nota del miele ma proprio sulla dolcezza dei profumi in generale, che tendo a fuggire, ma a volte ci sono le eccezioni interessanti. Ho aggiunto a sorpresa un profumo intermezzo che non avevo considerato nella selezione, ma andava messo perché è un profumo che prima di sentire avevo snobbato incredibilmente, e sto parlando della vaniglia Bolario. Allora, questo profumo
io pur andando costantemente all'erbolario, ce l'ho sotto casa, quindi sono solito andare lì a annusare, però questa vaniglia benedetta io non l'avevo mai considerata perché odio la vaniglia. L'unica vaniglia che adoro è quella di Shalimar di Guerlain, che comunque è affumicata. Io la vaniglia nei profumi non la reggo, a meno che non sia presentata in declinazioni fumose, talcate oppure oscure, come ad esempio il Fleur Cachet di Anatole Breton. Però vaniglia dell'erbolario non l'ho mai calcolata perché temevo che fosse una vanillina, e invece questa è una vaniglia bellissima. La senti che è vaniglia? Guardate quanta ne ho usata. Un profumo alla vaniglia. Io, sì, cioè devo già comprare la seconda boccetta. È buonissimo, è un profumo alla vaniglia che presenta una vaniglia non dolce, una vaniglia muschiata, una vaniglia che quasi amara, molto naturale, e che rimane a fior di pelle. E io me ne sono innamorato, è diventato insieme ad Ambra Liquida il mio erbolario preferito in assoluto. L'ultimo profumo, quello che volevo citarvi invece, mi ha fatto, non dico cambiare idea, ma mi ha convinto bene su una nota che io ero convinto mi ingoffasse. Una nota che credevo non fosse assolutamente per me, e invece qua mi ha fatto dire wow, e sto parlando de Le Nuit di Astier de Villat. Questo è un profumo bellissimo che vuole ricostruire l'essenza che era solita indossare la scrittrice George Sand per sedurre Chopin. Un profumo che appunto ricalca quello che poteva essere una fragranza dell'epoca attraverso proprio una ricerca storica, ed è un profumo che ruota attorno alla rosa. Io la rosa ero convinto non mi piacesse, che non mi stesse bene, ma quando l'ho sentito in questa declinazione ho detto oddio, devo dare una possibilità alla rosa. Mi ha fatto proprio cambiare idea. È una rosa in accordo con l'iris che mantiene un'identità estremamente antica e polverosa, persino decadente. È stupendo, è veramente stupendo. E in concomitanza con Le Nuit io mi sono innamorato tantissimo anche di Elegy di Jorun Studio, che quella è una rosa talmente incensata dalle aldee, talmente aldeidata che sembra incensata sostanzialmente. Però a Jorun Studio lo sento quasi più fumoso e sospeso che una rosa, qui invece la rosa si sente tanto, quindi, anzi è la protagonista direi insieme all'iris. Però che meraviglia. Questo è un profumo che mi ha fatto cambiare idea sulla rosa. Non è una nota che tendo a cercare, ma se mi capita di annusarla e sentirla in questa declinazione, me ne innamoro. E quindi niente, questo era un video per un breve viaggio che vi porta a, ok, definire i vostri gusti in merito ai profumi, ma allo stesso tempo di mettere anche in discussione i vostri gusti, perché il mondo delle fragranze è complesso e vale sempre la pena avere curiosità per tutto, senza avere per forza pregiudizi. Poi i pregiudizi il 99% delle volte corrispondono a realtà, corrispondono a quello che sentiamo noi, però altre volte si può rimanere sorpresi, e quando si rimane sorpresi scatta l'amore. E detto ciò, fatemi sapere anche voi, avete mai trovato dei profumi che in qualche modo vanno fatto cambiare idea su note o famiglie olfattive? Avete comprato dei profumi che credevate non vi piacessero e invece poi è scattato l'amore? Scatenatevi nei commenti. E detto ciò, vi aspetto al prossimo video, vi mando un bacione, ciao ciao!